Grazie Roma, che ci fai piangere, vincere ancora. Grazie Romagna, che partita ragazzi, che partita. Madonna, a un certo punto mi ci voleva l'ossigeno davvero, l'ossigeno. Mi sono dovuto stropicciare più e più volte gli occhi. Mamma mia, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto da quant'è che non si faceva 15 gol in 3 partite? No, no, dimmelo. Ora, potete dire tutti che i pari Lecce, San Gallo, ma se ne è fatti 5 alla Roma. 5, 5, ma poi giocando come? Giocando come? Giocando come, ragazzi, come? Mamma mia. Non mi viene nemmeno le parole. Non mi viene nemmeno le parole. Che si vuole stare qui a ragionare della partita? Vogliamo ragionarla? Si è sciolinato proprio calcio. C'è da dire nulla. Meglio di così. 5 pere. Tornano con 5 pere in sottocoda giù a Roma. In 10 contro 11. Ossigeno. Io veramente so che dire. Sono estasiato. E ve lo dico, arriveranno anche momenti difficili, perché non si può pensare di giocare tutte le partite in questa maniera qua. No, assolutamente. Ed è in quei momenti che bisogna risultare intelligenti, bisogna ricordarsi delle partite che si è vinto soffrendo, delle partite che si è vinto dominando. Però questa Fiorentina veramente sta diventando qualcosa di concreto. E sarà difficile per tutti venire a giocare a Firenze. Perché se 2 indizi fanno una prova, 3, penso che non ci sia alcun dubbio. Che spettacolo! Spettacolo viola al Franchi stasera. Annichilita la Rometta. Ciao ciao! E ora vi faccio ascoltare i commenti dei nostri amici, partendo dal chimico Viola. Che dire, sentire intonare di nuovo dai nostri tifosi il pallone è quello bianco e all'epoca era giallo perché si parla dell'epoca Montella è qualcosa di grandioso. La Fiorentina è una schiacciasassi in questo momento, ha demolito la Roma 5-1 anche oggi, terza vittoria consecutiva in campionato, 15 gol in 3 partite, una cosa che erano anni non si vedeva e la classifica adesso è veramente bella. Godiamoci il momento, forza Viola, saluto a tutti. E a ruota ci ascoltiamo direttamente dallo stadio Franchi Marco, amministratore del gruppo Fibrillazione Viola. Sembra non ci sia niente da dire, ora la perfezione non esiste, però ci si diverte, ragazzi, ci si diverte! Asfaltati, si è asfaltato la Roma, 15 gol in una settimana. Io non ho la statistica alla mano, ma penso che 15 gol in un mese non si sia mai fatto negli ultimi 3 anni. Siamo troppo forti, ci si sta divertendo, si gioca alla grande, si arriva e si verticalizza, non si torna indietro dal limite della rigore avversaria. Siamo grandi, si gioca bene. È proprio sì, davvero. Ora andiamo a Barbara, amministratrice del gruppo Finché vivrò, sosterrò la Fiorentina. Ragazzi, io ho visto la vera Fiorentina stasera, quella che non vedevo da anni. Bene, ora la gente non si rende conto di non andare più allo stadio da 14 anni, che effetto può fare? Però a me sta Fiorentina qui mi garba, ragazzi. Ditemi che vi pare che non siamo buoni. No, no, noi siamo buoni come? Comunque per tutti, buonanotte e sempre Juve merda, come sempre dico. Ciao ragazzuoli, buonanotte. Buonanotte anche a te Barbara e continuiamo su quest'onda con Nicola, amministratore dei gruppi Amici della Viola e gruppo Davide Astori.
Che dire, una partita sontuosa dove non c'è molto da dire, se non che la Fiorentina sta diventando sempre più una squadra forte che può ambire veramente a grossi livelli. E questa è una soddisfazione dopo anni in cui abbiamo visto un non gioco talebano. Semplice di poche parole, però molto molto efficace. Ora passiamo a Simone, amministratore del gruppo, orgogliosi di essere tifosi viola. La serata perfetta, ragazzi. Vedere dal vivo questo spettacolo è stata una cosa eccezionale. Non c'ho neanche voce. Non ci sono commenti da fare. Veramente una grandissima soddisfazione. Forza Viola, forza Viola! Che spettacolo, anche Simone stasera allo stadio, beati voi che l'avete visto stasera. E ultimo, ma non ultimo, Francesco, amministratore di Fiorentina, unico amore. 15 gol in 7 giorni, ma di cosa stiamo parlando? Una Fiorentina straordinaria anche stasera, un martello pneumatico che schiaccia anche la Roma, prestazioni sontuose di tutti, anche dei subentrati. Non me ne vogliano gli altri, che è su tutti, ma per me il vero protagonista della serata, come avevo detto anche nel pomeriggio, è Edoardo Bove. Gol, assist, giocate sontuose e carattere da vendere. Per il resto tutto perfetto, dalla doppietta di Ken, al rigore di Beltran, all'assist di Colpani, a Adli e Cataldi che gestiscono il centrocampo come un pastore tedesco protegge il proprio gregge. Che spettacolo, ma questo Francesco veramente mi stupisce perché fa queste analisi così perfette che risuonano come dei violini, davvero. Che spettacolo, che spettacolo. E guai, è proprio arrivato anche lui che era allo stadio. E vediamo un attimino Lapo, amministratore del gruppo Orgoglio Fiorentino, che dice: richiamate gli Iachini, non sono abituato a vincere. Quindi ragazzi, qui si sta delirando davvero. Ma d'altronde ce lo meritavamo, dopo tutti questi anni, dopo le finali perse, dopo anni in cui comunque non si vedeva assolutamente giocare così. Ma non voglio stare a parlare di passato. Ora c'è questa Fiorentina, si gioca così, ci sono degli interpreti nuovi, degli interpreti che sanno dare del tu al pallone e quindi non ci resta altro che godere. Quindi grazie Roma che ci fai piangere e vincere ancora. Un saluto a tutti da parte del vostro India Violato. Ciao!